Mi sono ammalato di una sindrome rara e sono stato a casa un anno quasi intero non lavorando e con la mutua che passava all'INPS non riuscivo a coprire tutti i debiti che avevo accumulato negli anni passati. Ogni mese siamo sempre in difficoltà Perché dai una mano ai tuoi? Sì, avevo fatto anche un incidente con la macchina, non hai più neanche una speranza di futuro, un vortice che non hai più una risalita a riprendere la tua vita di sempre. Oggi è venuto a trovarci da Lucca, dalla provincia di Lucca, Michelangelo. Bel nome, io amo Michelangelo. Grazie. È venuto con noi, come di consueto fanno i nostri clienti, a festeggiare la sentenza che lo ha liberato dal peso dei suoi debiti. Erano oltre 65.000 euro di debiti, non una cifra enorme, ma per lui era un peso insopportabile. La sentenza lo ha liberato di quasi i tre quarti dei suoi debiti. Benvenuto, Grazie. intanto benvenuto e grazie per essere qui. Allora, Michelangelo, com'è nata la tua situazione debitoria? Com'è Nel successo? 2021 mi sono ammalato di una sindrome rara e sono stato a casa un anno quasi intero non lavorando e i debiti non pagandoli sono ammontati. Sì, non riuscivi più a Non pagare riuscivo più la rata. a pagare la rata, via, Ma mensilmente. insomma, tu avevi fatto dei debiti precedentemente per... Per sistemare casa, che io abito con la mia madre, e poi col discorso che ho un lavoro fisso, però ogni mese siamo sempre in difficoltà Perché dai una mano ai tuoi? sì, avevo fatto anche un incidente con la macchina, essendo preso un capriolo, e sono debiti che Si sono sono accumulati. accumulati. Però tu li pagavi? Io le pagavo perché avevo un buon stipendio. Poi ti sei Mi ammalato. sono ammalato nel E siccome la sanità protegge sempre tutti, cura sempre tutti, per un anno non sei 2021. andato a Non ci lavorare. sono andato a lavoro. Con la mutua che passava all'INPS 1.000 euro, Non però non riuscivi a... riuscivo a coprire tutti i debiti che avevo accumulato negli anni passati. Quindi hai cercato una soluzione. Sì. E come l'hai trovata? Sono un giorno che non sapevo dove battere la testa, mi sono messo su Google e ho digitato come risolvere i problemi dei debiti via legalmente e ho trovato Bello te. questo, come risolvere il problema dei debiti legalmente. Hai voluto sottolineare che tu non volevi fregare nessuno, No, no. volevi pagare i tuoi debiti in maniera legale. Bello. E hai trovato noi. Che Sì. dubbi avevi, se ne avevi? Dubbi se avevo una speranza per il mio problema di debiti, ho avuto la prima consulenza gratuita, mi sono trovato bene. Ti sono state chiarite le Sì, cose, sono come chiarito. funziona Sono questa legge? chiarite certe cose, come andava la procedura ad affrontare e poi con tanto Le tempo. lunghezze burocratiche contro le quali noi continuiamo in questi giorni proprio a combattere, perché bisogna snellire questa procedura in Sì. modo da dare la possibilità a più persone di accedere a questi benefici, se se lo meritano sempre. E quindi siamo arrivati ad oggi Ad oggi. con una sentenza che ti toglie il pensiero che avevi fino a Sì. ieri. Cosa è successo quando è arrivata la sentenza? Come ti sei sentito? Sollevato da un macigno bello pesante che avevo sulle spalle. E torniamo un po' indietro. Come ci si sentiva con quel macigno sulle spalle? Soffocato e nel senso non avere anche una speranza di futuro, nel senso di essere finito in un vortice che non hai più una risalita a riprendere la tua vita di sempre. Non vedevi più luce. No.
cosa ti senti di dire alle persone che ti stanno guardando? Io dico di affidarvi a legge3.it, perché è un'azienda affidabile e si mettono con tutta la sua professionalità e determinatezza che hanno i consulenti di legge3.it. Vi dico che è una garanzia che avete dei risultati. Tu ne sei la prova, perché questa è la sentenza del Tribunale di Lucca che appunto ti libera da quel macigno insopportabile. Ti faccio l'ultima domanda che faccio sempre a tutti, ma voglio sempre farla perché ci sono delle persone che venendo da fuori si permettono di giudicare, no? In Italia c'è quel brutto pensiero per cui una persona che ha debiti è perché ha fatto la bella vita, perché ha fregato gli altri, perché non li vuole pagare, perché è un evasore. Tu sei la prova invece che tutto questo non è vero. Ti saresti aspettato di diventare un sovraindebitato un giorno, di avere quel macigno sulle spalle? No, perché lavorando, avendo un buon stipendio, e la causa mia è stata la malattia che mi ha fermato, perché sennò io nel 2027 l'avevo finito di pagare tutti i debiti. Ero libero, nel senso, sì. 2027 finisce domani, finisce la procedura. La procedura fine. È come averli, nel senso, avrei pagato. Saresti riuscito a pagare nonostante tutto, se tutto fosse andato come stava andando. Sì. Ma una malattia non si può governare e non si può decidere purtroppo quando arriva o quando non arriva, a chi arriva, a chi non arriva. È per questo che noi diciamo sempre che il sovraindebitamento è una cosa che può cadere sulle spalle di chiunque. Michelangelo, grazie per essere venuto qui a lasciare la tua testimonianza, per essere una persona che si è liberata grazie a noi. Ti ringraziamo e ti auguriamo buona vita. No, invece io voglio ringraziare voi che siete stati professionali e molto disponibili e pazienti con una persona come me. Grazie mille. Grazie a voi.